Allora, lo scopo del gioco frisbee deve passare all'interno. Wow! E questi giocano tutto il giorno con questa gegio? Wow! E vai! Scusi, volevo fare una domanda, 5 minuti sono troppo. No, è troppo, sono d'accordo. Sono d'accordo. Dipende da che cosa. Scusi, no. No, è meglio precisare, sa, non è. Terrible. Aia. Wow. Ah, ecco, lui la deve prendere. Se la rimbalza rimane lì mezzo. Era 7, me l'avete fatto mettere a 5. Ma manco che le 5 era. No, devo prendere. Li devo prendere tutte e due. Ecco, vai di là per cortesia, vai. Penalità del buco alla gomma, non c'è nessuno. E tu dimmi, basta che il frisbee. L'importante è che il frisbee è attraverso la vita. Matteo! Allora, mi dicono che è stato perso un portafoglio nero della Puma. Chi lo avesse perso lo può ritirare in cassa. Vediamo se di là lo prendo meglio. La cassa che c'è adiacente alla palestra. Veramente i soldi che avevo dentro sono spariti, però vabbè, questo l'ho aggiunto io perché ce li siamo tenuti tutti in gin tonic. Dovrebbe essere di un ragazzino, quindi se avete perso il portafoglio potete andare a ritirarlo nella cassa vicino alla palestra. Grazie. Sono prove queste. Allora partiamo col gioco del buco alla gomma. Le regole del gioco sono queste. No, non so se gli atleti ci sono già, così vogliono ascoltare le regole, io le dico una volta sola, anche se è abbastanza semplice. Perfetto, gli atleti sono là, perfetto. Allora, praticamente a 5 metri di distanza bisogna tirare il frisbee e farlo passare all'interno della gomma. Il compagno di chi tira recupera il frisbee e lo può riconsegnare a chi ha tirato nella maniera che ritiene opportuna, quindi o farlo ripartare e passare dentro oppure anche fuori dalla gomma. Il tempo è di 5 minuti e si conta il numero di volte che il frisbee passa all'interno della gomma. Faccio una domanda al comitato.
se il frisbee passa, tocca il bordo, ma comunque passa, è valido lo stesso. Quindi non ci sono problemi anche se il bordo tocca. Se invece il frisbee non tocca e rimane dalla parte di qua, lo recupera il concorrente che sta dietro la gomma. Se rimane in mezzo, il concorrente dietro si occupa di riportare il frisbee. Ok. Quindi diciamo, chi tira il frisbee si occupa solo di tirare il frisbee. L'altra persona si occupa del recupero del frisbee. Ci siamo, più di così non saprei come dirlo. Anche se cade davanti, sì, in ogni situazione. Allora, abbiamo detto che parte Venegono, come abbiamo detto. Parte Venegono, sì. Perché invertiamo, diciamo, la classifica rispetto al gioco precedente per uniformità di... Allora, vi dico l'ordine di tiro, quindi Venegono, Gornate, Castelseprio, Locate, Lonate e Abbiate per ultimo. Questo è il tempo. Se siamo pronti, volete fare qualche tiro di prova? Ok. Ditemi quando poi siete pronti che partiamo. I piedi di chi tira devono essere dietro i cinesini. Ok, questa riga prettissima che abbiamo fatto per mettere in difficoltà il tiratore. Vado? Allora, 3, 2, 1, via! Due. Tre. E in questo caso è valida? È valida? Sì. Allora, la giuria ha sete, quindi se qualche buon'anima porta qualche gin tonica la giuria. Uno, due. Sì, così la doppia dei punti. Giudice, così la doppia dei punti col cintoni. No, ma noi non contiamo, quindi chi conta non beve, è sobrio. Per il lavoro che facciamo noi possiamo tranquillamente bere 10. È più divertente. Allora, se qualcuno vuole portarci un gin tonic, noi siamo... Non stiamo scherzando, poi... L'autorità, non sono io in questo caso, ma... No. Siamo a tre minuti e mezzo. E sono stati fatti quanti lanci? 11 lanci, giusti, corretti. Mancano 3 minuti. Siamo a 18 tiri buoni. Questo non è buono perché è rimasto dentro la gomma. Thank you.
Ringraziamo il bar che ha accolto la nostra preghiera, mettiamola così, dopo una giornata di lavoro massacrante, insomma, un po' di sollievo ci vuole. Manca ancora un minuto e mezzo, quindi c'è ancora un minuto e mezzo per fare dei centri, sì. Buono anche questo, 29 tiri validi, 30 in questo momento. Siamo a un minuto, quindi ancora un minuto. Quarantacinque secondi in questo momento. 35, 36, 30 secondi, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finita! Complimenti, complimenti! Bene, bene, ho fatto 40 tiri validi. Adesso è la volta di Gornato. Potete fare delle prove. Siete pronti? Così va bene, così va bene. Allora, pronti? 3, 2, 1, via! 5 minuti di tempo per fare più lanci possibili. Ecco, chiaramente il frisbee deve passare all'interno della gomma, quindi se passa all'esterno non vale. Bellissimo questo tiro. Hai che preso la mano, dai, bravissimo. Siamo a 7 tiri buoni, 8 con questo, ed è passato un minuto. Si vede un'intesa perfetta dal lanciatore e ricevitore. Non parlo più, basta, non parlo più, per la mia incolumità non parlo più. Thank you.
14 in questo momento, 15. Non capisco perché siamo un anno in più e non è partita. Ragazzi, dai, guardate! Mancano 3 minuti, avete ancora 3 minuti di tempo. Siamo a 2 minuti e mezzo, quindi a metà prova. Vi ricordo ancora che gli stand gastronomici chiudono alle 10:30, quindi chi volesse bersi un gin tonic lo può fare adesso. Dai, guardate, così, dai, guardate! Fabio, alle 10:30 chiude solo lo stand gastronomico o anche l'alcol? Tutto chiude alle 10:30. Quindi se volete bervi qualcosa vi conviene farlo adesso. Dai! Manca 1:20. Dai, siamo in target, 30, dai ragazzi, dai, guardate! Siamo a 30 tiri in 1:20, 1:10 adesso. Dai, guardate, dai! Aia, gli ultimi tiri non sono andati a segno. Si possono dire anche le parolacce, non ti preoccupare, tanto non ti sente nessuno, sì, di un certo livello. Aia. Questo è proprio fuori di me. Mancano 15 secondi, avete gli ultimi 15 secondi, 10 in questo momento, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! 34 tiri validi, complimenti. Allora, nel frattempo che i tecnici montano la gomma, ristabiliscono la gomma, è la volta di Castelseprio, che vedo già sul campo di gioco. Grazie.
Vamos! La gomma è stata ripristinata, la gomma a posto, tecnici mi dicono a posto, possiamo partire con Castelseprio, vi do il via se siete pronti, aspetta, ok? Avete fatto qualche prova, siete a posto, perfetto, con nonchalance proprio. Allora, 3, 2, 1, via! Sono passati 30 secondi e sono stati fatti 6 lanci validi. Siamo a quasi 3 minuti e mezzo, questo non è valido. Quindici tiri buoni in questo momento. Buonissimo questo. 17 tiri buoni. Mancano ancora 2 minuti e mezzo, quindi siete a metà della prova. Questo non vale. Attenzione al piede dietro ai cinesini, perfetto. Un minuto e 50, quindi avete superato la metà del tempo. Questo è rimbalzato dentro, quindi non vale. Dov'è la giada? 30 in questo momento. Quindi siete in media con i concorrenti. Così, così! Grande! Vai!
37, 38. Dai, dai! Un minuto, 40. Potete superare gli altri concorrenti. 41. 42. Bravissimo, bravissimo. Vai, Massi! 43. Ecco. Chiaramente lo speaker lo fa per lavoro, quindi 44. Nessuna responsabilità in quello bravo, che dice. Bravo, Massi, bravo! Bravo! Vai, dai! Mancano 30 secondi. 47. 30 secondi, riuscite a fare ancora qualche tiro. 47. Vabbè, vi dico solo il tempo e basta. 48. 18. 15 secondi in questo momento. 50. 11, 10, 9, 51. 8, 7, 6, 5, 52. 4, 3, 2, 53. 1, stop! 50. 52 tiri validi, complimenti a Castelsepolo che probabilmente balza in testa la classifica. Bravo! Secondo me sì, però. Allora adesso sono già sul terreno di gioco locato, perfetto. Se volete fare qualche tiro di prova. Allora siamo pronti, tiri di prova fatti, possiamo partire? 3, 2, 1, via! Siamo a 5 tiri validi in questo momento e siamo a 4 minuti. No, 44 secondi, vai tranquillo, Igio. 4 minuti. Grande. Vai che siete in media. Vai ragazzi. Vai che sei in media. Siamo a 11 tiri validi e 3 minuti e 20 di tempo. Avete ancora 3 minuti. 11, 11, 12 forse adesso. 13, 13. Scusate, ma l'ora è tarda e il gin tonic inizia a fare il suo effetto. Quindi... Tanto c'è il giudice di gara, noi siamo solo speaker. Siete a
Allora, due minuti e mezzo in questo momento, siete a metà della prova e siamo a 18 tiri, quindi dovete accelerare il ritmo se volete raggiungere Castelseprio, che ha fatto un numero incredibile di lanci perfetti. Due minuti, due minuti, dai che ce la potete fare, dai, dai, non sfasciarci però il sistema di gioco, sennò poi non sappiamo più cosa recuperare. Ecco, se cade la gomma dovete tirarla su voi, quindi attrezzatevi. Ci vuole il certificato medico, sennò non... Siamo a un minuto e dieci, 26 tiri validi. Oh, dimmi che ti aspetto di qua. Ce la fa più. Possiamo inventare un altro gioco, togliere la gomma direttamente, vi lanciate il frisbee e la chiudiamo così. 45 secondi. Dai, dai forza, dai, dai un po' di qualche applauso, dai. 30, 30. Ha tutti paura del microfono. Ah, 20 secondi, 20 secondi, siamo a 30 tiri. 30. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, finita. Però un applauso locale per la simpatia, bravissimo, bravissimo, un applauso locale per la simpatia. Però non si mangia. Adesso arriva. Devo lanciare l'ultimo. Vedo bene. Allora adesso lonate, giochiamo in casa ragazzi. Chi lancia? Cioè, inversione dei ruoli, le donne che comandano e lanciano e gli uomini che... Ma come funziona in tutte le famiglie, no? L'uomo subisce il presidio delle donne, insomma. Quindi niente di particolare, niente di strano. Vai! Un po' di prove, un po' di prove. Ah, già fa. L'avete già fatte? Un po', siamo pronti, avete un po' in alto, un po' in alto. Vado. Siamo pronti? Pronti? Ah, lo diciamo dopo, dai. Allora, 3, 2, 1, via! Non è vero.
siamo a 3 tiri validi, sono passati 30 secondi. Dove sono i lonatesi per fare il tipo questa cosa? Visto che giochiamo in casa, facciamoci sentire, Carlo, anche a quest'ora tarda di sera. Mamma! Pronto? È il vostro anniversario, dai! Siamo a 3 minuti e mezzo e abbiamo fatto 8 tiri validi. Dai Debora, così Deb! Dai Deb, così dai Debora, dai! Brava Debora, dai Debora! Dai così, dai così, dai un po' di tifo, dai, dai! Debora! Facciamoci sentire! Debora! Si emoziona! Drizza un po' la mira! Antonello! 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 Debora! Debora! Geraldino! Dai che recuperiamo, dai, con calma, non ti preoccupare, con calma. Dai Debora! Dai con calma che ce la facciamo, dai. Siamo a 2 minuti e mezzo, avete ancora metà del tempo per riuscire a recuperare, dai. Dai Tata! Bravissima! Ritrova la concentrazione, bravissima! Brava Tata! Brava Tata così! Dai, prendi il ritmo! Brava! Ci siamo un po' ripresi, quanti siamo? 15 tiri. Dai ragazzi che ce la facciamo, 16. Manca un minuto, manca ancora un minuto. Manca un minuto. 40 secondi in questo momento. Dai che c'è ancora tempo, dai. Bellissimo questo. Mancano 20 secondi, ragazzi. 20 secondi. 15 in questo momento. 10, 9, 8, 7, 6, l'ultimo, 5, l'ultimo. 4, 3, dai, 2, 1, finita! Finita! Allora, mi dicono però, Debora, mi qua, scusami, mi dicono che oggi è una giornata particolare per voi, per te Antonello. Cos'è successo? Adesso non so quanti anni fa. 17 anni di
il matrimonio, ma infatti l'ho fatto apposta perché deve sudare. Perché gli uomini devono sudare. Un bacino in diretta. Non esageriamo adesso, va bene così, va bene così. Un augurio a tutti allora, auguri. Auguri. Gli ultimi sono gli ultimi abbiati, ormai qui abbiamo preso il controllo di ogni cosa, dunque abbiamo posto il controllo, abbiati, ho già chiamato abbiati, non devo cercare la mia. Che tiro, bravo! Siete pronti? Dai! 3, 2, 1, via! Uno. Bravo Peppe! And two. Allora è già passato un minuto e siamo a 5 tiri validi. Dico una cosa, voi non siete una coppia, non fate l'anniversario di stanno, no. 7. Siamo liberi ad ogni. No. Alza Peppe, alza un po'. Alza un po'. 8. Dai così, dai. 9 siamo. 9. 15. Siamo a 3 minuti. Avete ancora 3 minuti di tempo. Sotto tiri validi, 2 minuti e mezzo, siete a metà del tempo, siete in linea con i migliori, potete ancora vincere. Attenzione il piede sulla linea dei cinesini, perfetto. Questo si è incastrato dentro, tra l'altro infatti non sapete ma dentro la gomma c'è l'acqua, quindi anche per chi ci deve mettere le mani non è molto piacevole, non è gin tonic, no. Nove tiri, manca 1 minuto e mezzo. Un po' troppo basso questo.
siamo a un minuto. Allora, 52 secondi, 34 tiri buoni. Siete perfettamente in linea. Ecco, le ultime parole famose. Venti secondi in questo momento, 15 secondi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Complimenti, bravo! 40 tiri, 40, pareggiato il primo. Complimenti. Allora, mi dicono dalla regia che la squadra di Romate, visto che si è comportata, diciamo, ha cercato di comportarsi bene, il comitato Palio vuole fare un regalo ai due sposini. Il regalo è la gomma del trattore con anello per i 17 anni, così si possono allenare a casa. E l'anno prossimo devono fare almeno 70 tiri, perché sennò così non va bene. Ok. Quindi adesso ve la caricate in macchina e ve la portate a casa. Sei un'amica, grazie. Ti voglio bene. No, non ce n'è più. Hai detto che non posso spingere la macchina. Chiama Venegono e Abbiate. Devono fare uno spareggio. Allora, mi dicono che Venegono e Abbiate devono fare uno spareggio perché hanno fatto lo stesso numero di tiri. Eh sì, 40. E quindi 3-2 bisogna fare. Però non facciamo 5 minuti, facciamo un minuto di tiri. Tira prima Venegono, tira prima Venegono che è iniziato prima. Per farmi tirare il fiato perché sennò morite. Facciamo fare un minuto e vediamo chi ne fa di più. Chiediamo chiediamo scusate, i referenti di Venegono ci sono? Le persone di Venegono ci sono? Ho fatto lo spareggio, vi dividete punti di 100 punti. Sono 25, 20, 22 metri. Però non si può dire. Un minuto, dai. Fate lo spareggio. Vai. Spareggio? Allora facciamo lo spareggio un minuto tra Venegono. La cucina è chiusa, eh? La cucina in questo momento è chiusa, quindi chi voleva dei gin tonic non può più bersi il gin tonic. Però quelli che hanno la maglietta blu. No. Grazie.
mondiale? Io mi sto ma va che c'è da fare? Adesso mi siete ancora io non sono poco non sono però dalla prima, dal primo turno che si sta volevo dire spareggio? Allora, Venegono è pronto per lo spareggio? Ok. Ci dispiace per la situazione, però. Qua ce l'abbiamo tutti. Ce li avete tutti zoppi, non lo so, uno zoppo, uno monco, vabbè, cosa dobbiamo fare? Però mi sembra che si è portato bene, insomma. Eh? Che cavolo, dai. Molto bene. Allora, adesso il tempo è solo un minuto, quindi facciamo un minuto. Se vuoi fare qualche tiro di riscaldamento, se no partiamo subito. Che macchina! Sigarette lancio! Possiamo partire? La cronometrista ufficiale è pronta? Non è pronta. Senza sigaretta? Prendevi 10 punti in più con la sigaretta. Non l'ho capito. Non distraete la cronometrista ufficiale. Dai, 3, 2. Momento. Aspetta che c'è un problema tecnico. Tutto a posto? 3, 2, 1, via. Vi do solo i 30 secondi e poi il risultato lo dico. Dai verde, dai verde! Dai verde! Cioè, proprio lo zoppo doveva rifare. Ah, no, dai, verde! Dai verde! Dai verde! Bravo! Grande verde! 30 secondi, siamo a metà del tempo. C'è un tiro bestiale. Aia. Anzi, il punteggio lo diciamo dopo la fine della doppia prova. Grande, così, così. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, stop. Bravo. Il punteggio ve lo diciamo dopo per non influenzare nel minuto di te e prova il numero. Che c'ho freddo che vado andare a casa. Ok, abbiate, siete pronti? Sì, pronti. Vai. Pochissimo, sempre pronto. Vuoi fare qualche tiro di prova? Basta così. Vabbè. Tanto poi adesso la prova bene, poi quando lo fai. Allora, 3, 2, 1, via. Perfetto. Siamo a 30 secondi in questo momento, ancora 30 secondi. Dai, vai! Dai, vai ancora! 6, 5, 4, 3, 2, 1, finita così, dai. È superato. Bravo. Allora, Piatti ha fatto 11 tiri validi, Venegono ne ha fatti 10. Quindi Venegono vince lo spareggio per un tiro.
Abbiate! Ehi! Oh! Abbiate! C'avete ragione. Abbiate vince per un tiro. Basta bene. È un errore di sbaglio. Abbiate. Il quinto Locate, il quarto Gornate, il terzo Venegono, il secondo Abbiate, il primo Castelseppio. Bravi! Bravi! Ok, i giochi di stasera sono finiti. Ringraziamo tutti per la partecipazione, per quanto è stato fatto, a tutta l'organizzazione che in questo weekend ci ha sopportato, supportato, ci ha fatto mangiare, ci ha fatto bere, ci ha offerto i gin tonic e anche... Quindi ci rivediamo domani sera. Adesso non ho la scaletta in mano, quindi nei paesi competenti per i giochi. Andrea! Un ringraziamento a tutti ancora, i paesi e le persone che sono rimaste qua. Grazie di nuovo e buonanotte a tutti. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Era per vedere come.